Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi, lo vedete in sovraimpressione con un indirizzo di posta elettronica che chiede a tutti voi di raccontare la vostra storia, così come hanno fatto diversi amici che hanno voluto così raccontare la loro storia. Ad esempio qui ho diverse mail, ne leggiamo una in particolare, la mail di Daniela da Roma, che ci racconta che molti anni fa venne proprio qui in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo senza sapere nulla di Padre Pio, ma aveva comunque cominciato nella sua vita un percorso di conversione. E scendendo nella cripta di Padre Pio, dove allora si trovava il corpo del santo, lei raccontò che si sentì un intenso profumo di rose e pensò che si trattasse di qualche fiore che andava a fare da ornamento alla tomba. Chiese ad altri se percepivano questo forte odore, ma nulla, nessuno percepiva questo odore. Sul pullman di ritorno verso casa, una ragazza che lei dice non avevo mai incontrato nel corso del pellegrinaggio, gli donò. Infatti lei dice forse chissà, era il mio angelo custode, gli regalò una immagine di Padre Pio con all'interno una piccola reliquia del santo. Lei lo mise nel portafoglio senza darci tanta attenzione e lo dimenticò lì per molto tempo, però molti anni dopo, insieme alla mamma, quando stavano attraversando un periodo particolare della loro vita, allora gli venne in mente quel pellegrinaggio, gli venne in mente quel racconto, gli venne in mente anche quel santino che subito tirò fuori dal suo portafoglio insieme alla mamma. Cominciarono insieme quindi a pregare, anche perché per loro era un periodo sconfortante, non vedevano via d'uscita. Allora insieme chiesero la protezione, l'aiuto di Padre Pio. Immediatamente dopo averlo fatto, un profumo indescrivibile di nuovo. Però questa volta lo percepirono entrambe, sia la mamma che la figlia. Lei dice: lo sentimmo tutte e due all'unisono e ci chiedemmo vicendevolmente con grande stupore se lo avevano sentito entrambe e che profumo fosse. Non sapevano identificare né il tipo di profumo, un misto di fiori mai sentito prima, né da dove venisse. Dal momento che ci trovavamo circondate da piante, ma non c'era assolutamente nessun fiore. Però poi nel suo racconto, nella sua mail, scrive Daniela che l'episodio più significativo che gli era accaduto in quel periodo e forse anche nella sua vita era quando la mamma morì il 15 febbraio del 2016 a seguito di una caduta avvenuta qualche giorno prima, scrive il 4 febbraio, e per 11 giorni è stata in ospedale, a letto. Proprio nel periodo in cui lei è di Roma, nel periodo in cui Padre Pio, insieme alle reliquie del corpo di San Leopoldo Mandic, erano in San Pietro, volute da Papa Francesco. Daniela racconta che purtroppo per questo motivo non è andata a venerare pellegrina i corpi di San Leopoldo e San Pio, nonostante anche la vicinanza anche con San Lorenzo al Verano, proprio nel nostro quartiere. Io ero in ospedale a dare assistenza a mia madre. Dato il periodo stressante, per non lasciare il capezzale di mia madre, non andai. Ma sebbene non riuscisse più a parlare, le diedi da baciare quel santino che avevo con me ormai da quel lontano pellegrinaggio avvenuto qui a San Giovanni Rotondo. Padre Pio, scrive ancora Daniela, aveva mantenuto la sua promessa di protezione e figliolanza, fattaci anni prima con quel profumo. Sono certissima che lo farà anche con me nei miei ultimi giorni. È proprio vero che egli stesso disse di sé: ognuno può dire che Padre Pio è mio. Ci ha preso come sue figlie e ci ha seguito fino alla fine. Confido che l'anima di mia mamma sia stata accompagnata all'estremo passaggio e presentata da lui a Gesù e Maria. Lo prego tutti i giorni e lo ringrazio. Dico grazie a Dio, grazie per aver donato Padre Pio alla Chiesa.